Benvenuti all'appunto. Siamo una nuova trasmissione per approfondire argomenti che riguardano l'attività dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Salutiamo gli ospiti di questa puntata. Marco Vinicio Guasticchi, del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Benvenuto. Benvenuto a Marco Squarta, dei Fratelli d'Italia, presidente del Comitato di Vigilanza e Valutazione. Cominciamo con lei, Squarta. Parliamo chiaramente di politica, parliamo delle ripercussioni del voto del 4 marzo a livello, se ci sono state, chiaramente se ci saranno a livello istituzionale, a livello regionale in questo caso, se volete anche una panoramica sul nazionale, partiamo da lei. Ma il voto del 4 marzo è un voto nazionale, quindi eh, va valutato in una dinamica di tipo nazionale. Sicuramente è la prima volta dopo decenni che una regione eh, rossa come l'Italia è diventata una regione dove il centrodestra ha fatto sostanzialmente l'anplain, perché dei cinque collegi disponibili. Di... Mi riferisco all'Umbria dei due del Senato e tre dell'Umbria, fino a qualche anno fa era impensabile che il centrodestra potesse vincere. Tutti i collegi e in maniera anche netta, nel senso ci sono stati dei distanze che vanno dai 14 ai 5, 6 punti e in alcuni collegi addirittura al centro-sinistra è arrivato terzo. Quindi è un dato inconfutabile di tendenza nazionale. A livello locale questo, diciamo, questa tendenza diciamo, di, di avanzamento del centrodestra. Già si era vista eh, qualche anno fa, ma sicuramente nel 2014 con la vittoria del Comune di Perugia aveva lanciato una nuova stagione con la vittoria sfiorata alle regionali per pochissimi punti. Quindi che ci fosse un cambiamento, una voglia di cambiamento nella nostra regione già noi lo percepivamo. Poi c'è stato questo trend nazionale importante che ha permesso ad avere nel, per il centrodestra una quantità di deputati, di, di parlamentari mai vista. Questo però non ci può far cullare negli allori, perché il vero obiettivo che noi dobbiamo perseguire è quello della eh, tra virgolette conquista della regione tra due anni. Noi dobbiamo lavorare in maniera umile, dobbiamo continuare a parlare con la gente, che è quello un po' che premia oggi la politica. Non rinchiudersi nel palazzo, ma capire qual è il sentore della gente. Credo che eh, ciò che ha pagato il centro-sinistra, il PD in particolare, era che certi temi che non ha voluto affrontare che loro definivano un po' collarea da snob come populisti, dicevano, eh, ma voi siete populisti, in realtà erano temi che effettivamente il popolo avvertiva, e questo è stato il segnale inequivocabile che è stato mandato dagli elettori stessi il 4 marzo. Quindi noi oggi dobbiamo in maniera responsabile capire l'enorme consenso che ci ha dato la gente di catapultarlo nei territori, abbiamo elezioni amministrative già subito importanti a giugno con comuni come Terni, come Spoleto, come Umberti, De Corciano, il prossimo anno si rivota nel capoluogo di regione che è la mia città, che è Perugia, e tra due anni le regionali. Noi dobbiamo oggi impegnarci nel lavorare affinché questo cambiamento possa essere definito in maniera chiara e inequivocabile da qui ai prossimi due anni. Quindi non ci dobbiamo montare la testa, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Anche perché veramente credo che questo treno di cambiamento sia difficile da fermare oggi. A meno che noi siamo così geni da eh, farci male a noi stessi. Quastichi si dice che un allenatore di calcio, per essere bravo, deve fare la gavetta: no? fare prima il calciatore, poi allenare i, gio i giovanili, poi arrivare nei campionati più importanti. Lei, diciamo che nella sua vita, eh, ha fatto sia l'amministratore locale, il presidente della provincia, adesso consigliere regionale. Lei si sente più amministratore o più politico? Ma, tanto me... A me piace molto definirmi un amministratore, un manager del, dell'ente dell pubblico. E dico questo per la ragion vedute, perché grazie a Dio nelle esperienze che ho avuto in enti importanti, come il Comune di Perugia, come la Provincia di Perugia, ho avuto modo di dover affrontare situazioni di grande difficoltà. Io mi ricordo i tempi in cui era assessore al bilancio del Comune di Perugia, furono i tempi in cui fu scoperto il buco. Di bilancio al Comune di Perugia e fui uno degli artefici del risanamento di quel bilancio, che era una cosa veramente difficile. Poi, fa, da Presidente della Provincia, ho avuto l'onore di poter gestire un ente di grande tradizione, eh, ahimè, purtroppo nell'ultima fase della sua vita, eh, diciamo, storica, quella dell'elezione diretta del Presidente, e anche lì ho avuto modo di poter applicare una gestione manageriale di quello che era un ente. Eh, stanco, appesantito dalla burocrazia. Qui in Regione, da consigliere regionale, mi sento addirittura un po' retrocesso in termini politici, perché non è il mio ruolo quello del, eh, diciamo dell'ente legislativo. Io ritengo che l'amministratore ha tanti problemi, ha tante difficoltà, eh, tanti rischi, rischi enormi rispetto a quello che poi è eh, no, la funzione che viene che viene identificata, però c'è un'enorme soddisfazione, quella di poter vedere le cose su cui si lavora. Per il resto, penso che sicuramente quello che è stato detto da Marco Squarta, che mi divide solo la capigliatura, secondo me, perché in, molte, in molti argomenti condivido, cioè, condivido per esempio il fatto che il centro-sinistra ha perso. E perderà ancora se non cambierà rotta, perché non ha voluto, non ha avuto il coraggio di affrontare temi fortemente sentiti dalla popolazione, staccandosi da quella che era una vecchia tradizione obsoleta. O meglio, per andare nel dettaglio, il problema del, degli extracomunitari, dei rifugiati, dell'eccessiva dell presenza nel nostro territorio e nelle nostre strutture. Eh, ricettive eh, di, di questa massa enorme di, 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 di personaggi eh, certamente crea un disagio enorme nella popolazione e il centro-sinistra ha cercato con il paraocchi di, di far finta che questo nulla, nulla, eh, non accadesse e tanti altri temi delicati che dovremmo cambiare poi vado, vado da squarta, chi era e chi è Matteo Renzi? Allora, intanto vorrei ricordare, l'ho detto a profusione, che il Matteo Renzi lo portai io in Umbria nel 2010, da presidente della provincia. Ai Capitini mh, trovammo mille persone e più mille più persone venute per Renzi e non c'era nessun amministratore o dirigente politico del Partito Democratico. Lo dico questo perché il, il percorso che ha caratterizzato, L'esperienza di Renzi è stata un po' sintomatico di com'è la classe politica umbra del, del centro-sinistra. All'inizio, forte ostilità, poi pian piano che Renzi ha acquisito potere e forza, sono diventati tutti renziani. E non a caso, io ho postato su Facebook qualche giorno fa una foto dell'ultima oh, dell venuta di Renzi, di Renzi a Capitini. Ebbene era strapieno di gente perché ancora c'era no, la speranza che il PD e Renzi potesse essere vincente. Subito dopo la sconfitta ho avuto modo di, fare, di, di, di incontrare molti colleghi in direzione regionale, in varie riunioni dove si scoprono tutti anti-renziani. Lei come si conosce? Io sono coerente allora io intanto dico che la coerenza è la virtù degli imbecilli in termini generali ma in politica ha una sua valenza importante cioè rimanere coerente nel momento in cui si sale e nel momento in cui si scende vuol dire avere coraggio certo. e io ritengo di essere un uomo molto coraggioso sia nel 2010 sia in questo momento chiarissimo eh, Squarta eh, torno da lei allora eh, va bene insomma ha fatto un'analisi abbastanza approfondita guasticchi no, sul, per quanto riguarda il partito democratico invece a lei chiedo eh, il risultato della Lega cambiano un po' gli equilibri interni del centrodestra a livello nazionale. Adesso il leader è Matteo Salvini e non più Silvio Berlusconi. Diciamo che in Umbria, anche nelle elezioni del 2015, già lì la Lega insomma, no, dimostrò di, 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 di saper prendere voti ed eleggere due consiglieri regionali contro il consigliere unico di Forza Italia e, e lei, insomma, di Fratelli d'Italia. Cosa cambia ecco, all'interno del centrodestra? Invece. Ma... C'era una regola per cui il leader del centrodestra, eh, la regola era che l'avrebbe fatto il partito, diciamo il leader del partito che ha preso più voti. La Lega è innegabile che ha avuto un esploit importante, lo ha avuto anche in Umbria, ha migliorato già il dato importante del 2015 che ha preso il 13%, quindi è normale che oggi la Lega all'interno della, della coalizione abbia una posizione di maggior forza rispetto a prima. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo tenuto un'ottima posizione qui in Umbria, siamo andati sopra la media nazionale, abbiamo superato il 5%, a Perugia stuoriamo il 7%. Diciamo che la forza del centrodestra oggi deve essere quella di andare uniti, noi dobbiamo rimanere uniti perché se noi siamo uniti e non ci facciamo prendere da fibrillazioni eh, di qualcuno a livello personale o quant'altro e proseguiamo nella linea del rinnovamento, io credo che... Abbiamo una chance importante. Già adesso eh, i tre partiti stanno lavorando in maniera eh, veramente unita nella scelta dei candidati sindaci nelle prossime elezioni amministrative, devo dire con grande eh, comunità di intenti, anche con grande spirito di, di unità nello scegliere non il candidato di questo o quel partito a seconda della percentuale del partito stesso, ma secondo il criterio del candidato migliore. Quindi se noi andiamo avanti così, ripeto, credo che eh, abbiamo un'opportunità importante che è soprattutto quella di dare alla gente delle risposte diverse rispetto a quelle che hanno avuto dal Partito Democratico. Vastichi, sì, preoccupato con le prossime amministrative, dal punto di vista del Partito Democratico e del centro-sinistra, si vota in comuni importanti, Spoleto, Terni, Umbertide, no, poi è la sua città. No, mi, sembra, mi sembra che ancora il... Il PD, non parlo più di centrosinistra perché parlare di Leo diventa anche imbarazzante. Il PD ancora secondo me non ha metabolizzato la sconfitta e vedo ancora in molte realtà locali ci, ci, si, si cerca un candidato, si cerca di fare prove di forza, non si cerca il migliore ma si cerca il più affidabile. Per cui se si continua su questa linea sono convinto... Che le prossime amministrative eh, confermeranno quello che sono i dati delle ultime politiche. Quindi è bene anche essere molto crudi su questo. Questo non vuol dire che il PD possa modificarsi profondamente, cambiare strategia. Io mi auguro molto che Renzi possa riprendersi velocemente e riproporre quello che è stato il suo percorso fortemente innovativo. Noi non dimentichiamo che. Fino a dicembre 2015, quando no, ci fu la sconfitta al referendum. Il referendum Renzi era un personaggio che aveva portato il Partito Democratico al 40%. Quando si parla del Comune di Perugia, anche qui è bene essere molto chiari, io fui uno dei promotori delle primarie nel PD nel 2014, con, suscitando grande risentimento da parte dell'allora dirigenza PD. Quelle primarie che finirono 60-40 per Boccali erano una chiara fotografia che Boccali era totalmente inadeguato a fare il candidato a sindaco di Perugia. Tant'è che il primo turno la coalizione di centro-sinistra che allora c'era ancora, arrivò al 48%, 47% rotti per cento. E solo l'arroganza di un candidato inadeguato, e lo dico anche con soddisfazione questo, ha consentito poi la vincita, la vittoria inocchievocabile di Romizzi. Allora è bene che anche noi si cominci a fare una profonda analisi di quali sono stati gli errori. Non è il cambio di facce o, o, o di personaggio, o l'abbassamento dell'età candidabile. Bisogna cominciare a trovare gente che intendo che non sia professionista della politica, gente che abbia una propria professione, gente che, che sia spendibile in grado anche di parlare con la gente, cosa che finora questo partito democratico non totalmente... Cresciuto, no? come era l'obiettivo del 2007, e qui ancora siamo rimasti, a una uh, presenza massiccia degli ex DS, degli ex PC, con una parte tollerata che siamo noi che proveniamo da esperienze centriste, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Popolare e dalla Margherita. Se non si cerca di risolvere questo problema di grande difficoltà, dubito il Partito Democratico in queste condizioni possa avere un futuro. No? Squarta, eh, discorso sindaci, ecco poi cambiamo argomento. Eh. Eh, prossima amministrativa, discorso sindaci, lei diceva prima sarà una base per quello no, che avverrà poi anche il prossimo anno il Comune di Perugia, tra l'altro ci sarà Romizzi il prossimo anno nel Comune di Perugia, oppure Romizzi viene lasciato per altri ruoli? No, chiedetelo a lui, spero di sì, insomma perché Andrea ha dimostrato di essere secondo me un grandissimo sindaco. Ritengo personalmente che sia molto amato dalla città, questo credo sia riconosciuto anche al di là di appartenenza politiche. rappresenta una, eh, io ritengo un po' il punto su cui il centrodestra deve ripartire a livello regionale, un po' il, il punto di, rifer di riferimento per tutti, quindi spero assolutamente che, che si candidi, poi dovete chiederlo a lui. Terni, Terni, avanzata diciamo, la discussione, credo che a breve arriveremo ad un nome... Eh, condiviso, che ovviamente aspetteremo un altro paio, qualche giorno di confronti interni, per poi la coalizione lo annuncerà, ma avremo credo una, un nome di, di, di ottimo profilo e diciamo fuori dagli schemi. Parliamo di economia regionale, Se non avete, anzi vi faccio una domanda velocissima, eh, quante possibilità ci sono che possa nascere un governo, non diciamo come, e non si vada ad elezione già in quest'anno, secondo lei Squarta? Questa è una domanda, è come diciamo giocare alla lotteria. Siete politici, e cui, io credo che, io, un osservatorio diverso io anche. Credo che eh, tornare a votare con una legge elettorale così sia impossibile perché provocheremo quindi, quindi, un ulteriore stallo. Credo che, che sia necessario fare un governo, che il centrodestra è la coalizione più votata, che ha il maggior numero di parlamentari, si deve partire da là e credo che assolutamente non è un confronto con il Partito Democratico, ma con i 5 Stelle si possa avviare un confronto per capire se c'è la possibilità attraverso un programma chiaro di 4-5 punti che io credo possa anche essere avere dei punti di convergenza con il Movimento 5 Stelle per poter realizzare per poter modificare la legge elettorale e poi tornare a eh, il professor Cacciari punta il dito sul PD perché lui dice che il PD doveva appoggiare un monocolore 5 Stelle era uno dei motivi lei, lei è d'accordo no, con... sarebbe errore... <coughs> stato un errore madornale il PD finché rimarrà PD ha avuto un mandato dagli elettori, quello di rimanere all'opposizione, all di fare sì. un'opposizione seria, costruttiva, ma che sia l'opposizione e la chiarezza di questo sistema elettorale. Lascerà un io... governo secondo lei? Ma Io mi auguro di sì perché con tutte le fesserie che sono state proposte in campagna elettorale sarebbe opportuno vedere la totale inapplicabilità delle cose dette. Allora, allora, detto questo posso, posso fare una battutina sul comune di Perugia? 30 secondi, visto che sono tutti timorosi, io vedo a Perugia minuti. un gran timore di parlare di nomizie di questa giunta. L'opposizione teme un po', non, non ho capito bene come mai c'è questo timore. Allora io ritengo che questa amministrazione sia stata strategicamente molto oculata per un semplice motivo. È riuscita a fare politica. Con tutte le, tutti i progetti provenienti da una lunga storia del Comune di Perugia della passata amministrazione e sono stati fantastici, grandi tagliatori di nastri. A Romizzi va riconosciuto una dote, è stato bravo a gestire il nulla perché è bene che si comincia a dire queste cose. Si ha paura nel dire che, eh, che Romizzi non ha governato bene. Lui è stato un bravissimo uomo, immagine, però il sindaco a un certo punto deve anche fare scelte molto delicate, molto sì, importanti. Sì. Che quando eh, lo vedremo all'opera tra poco, penso, eh, sicuramente non, forse l'idillio con la città comincia a tremare. Sguardo, eh, sì, la replica, poi cambiamo anche. C'erano sui giornali della candidatura di Guasticchi a Sindaco di Perugia di, di, di Guasticchi come avversario di ah Romizzi, beh, forse potrebbero vero. essere vere. Io credo al di là delle battute al, al di là delle battute, eh, credo che dire questa cosa è fuori dal mondo, perché è giusto che tutti sappiano che Andrea Romizzi, grazie alle amministrazioni del centro sinistra per 40 anni, ha ereditato 35 milioni di euro di disavanzo Un debito fuori dalla norma, un minimetro che rimette un milione di euro al mese, un debito così grande che qualsiasi altro sindaco si svegliava la mattina, perché è come chi ha un'azienda a pochi quattrini, per dire non quello che faccio, quello che devo tagliare. Quindi lui ha ereditato 35 milioni di euro di disavanzo, certificati anche dalla Corte dei Conti, in una situazione disastrosa ereditata dai governi di centrosinistra che hanno legittimamente mandato a casa una classe politica nel 2014, Credo che questo lo capiscono di come questo ragazzo e la sua giunta con grandi difficoltà porti avanti un'amministrazione dove veramente dovremmo fargli tutti un monumento. Ricordo solo le strade, le eh, ultime giunte visto... vocali mettevano 50.000 euro l'anno sulla manutenzione delle strade quando l'Ondrea Romizzi ha investito solo per questo anno un milione e mezzo, questo è quanto mettevano loro 50 mila euro l'anno, quando Però per rifare qu le Perugia ce ne vi... vogliono 10 il coraggio di parlare della sinistra di Perugia è veramente una cosa clamorosa cos no, la, io io penso la notizia, che gli tra parlare di la notizia mi tranquillizza perché vedendo le voragini che ci sono oggi a Perugia ovunque le strade sono impraticabili grazie a Dio che ci hanno investito poi parliamo delle partecipate che hanno ereditato. parliamo di altre cose perché abbiamo 8 minuti e sono argomenti interessanti ma io vorrei riportarvi un attimo nel vostro ruolo di amministratori comunque regionali, siete entrambi membri della terza commissione dove spesso si trattano argomenti che riguardano la sanità, riguardano il sociale diciamo settori che assorbono più dei due terzi del bilancio regionale, ecco mi piacerebbe fare questa domanda, parto da lei Squarta eh, com'è la salute dell'Umbria Siamo bene? Allora. Io credo che ci voglia obiettività. È chiaro che l'Umbria, se noi la paragoniamo ad altre regioni del sud, dire che abbiamo una sanità da terzo mondo no, è una cosa sbagliata. E anche chi lo dice dall'opposizione, diciamo, è propaganda. Però noi non possiamo dire che la sanità va bene perché il livello benchmark, come dice la Marini, no? Allora abbiamo i conti a posto. Di fronte ad una spesa così importante che riguarda la sanità, ancora abbiamo tanti sprechi e, soprattutto, abbiamo ancora tanti malati, persone che sono in difficoltà. Il consigliere Guasticchi ha fatto una recente mozione, convocando in commissione delle persone che stanno veramente male, perché noi abbiamo una regione, ma questo anche a livello nazionale, dove abbiamo disabili gravi, malati gravissimi, persone in stato vegetativo. Eh, bambini autistici, abbiamo delle malattie talmente gravi per cui questi familiari vanno a pietire in maniera veramente anche vergognosa 6-700 euro al mese. Allora, la sanità per me sarà un'eccellenza, non quando avremo i conti a posto secondo quello che dice l'Italia o l'Unione Europea, perché quello è il minimo, chi fa l'amministratore deve garantire i conti in ordine, ma avremo una grande sanità, anzi una sanità buona quando avremo situazioni come queste che finiscono, perché è imbarazzante nel 2018 vedere delle famiglie con bambini autistici che pietiscono un'assistenza da 600 euro al mese, quindi quando oggi vedo degli articoli di giornali che dice l'eccellenza della sanità io vorrei fargli parlare con queste famiglie e i casi sono migliaia, quindi noi quando la sanità riuscirà a risolvere questi problemi, a risolvere il problema della lista di attesa, non è ammissibile che per degli esami occorra aspettare tre o quattro mesi. Quando avremo risolti questi problemi, allora potremo dare un giudizio sulla sanità. È chiaro che se oggi uno si va a ricoverare in una struttura della nostra regione, abbiamo dei professionisti di ottimo livello, quindi non possiamo dire che siamo a livelli del terzo mondo. Però in termini di assistenza, soprattutto di chi è più in difficoltà, abbiamo tanto da, ehm, tanto da recriminare. Poi, me lo permetta di chiudere, quello che ha pubblicato ieri il Corriere dell'Umbria è un dato vergognoso. Cioè noi che pietiamo le, quelle famiglie, 600 euro al mese per i bambini autistici, posso dire malati di SLA, posso dire tante altre malattie che sono veramente lasciate in ginocchio intere famiglie, in Umbria spendiamo, e non è questo populismo, sono i dati, 70 milioni di euro per accogliere delle persone che solo il 4% ottengono lo stato di, di rifugiato. Quindi noi abbiamo il 4% dei richiedenti asilo che godono del diritto di asilo. Quindi spendiamo 70 milioni di euro all'anno per persone che non vengono dalle zone di guerra. E poi mandiamo in mezzo alla strada delle famiglie bisognose. Quando la sanità si occuperà di queste cose per me è una grande sanità. Pastigchi, il suo giudizio? No, purtroppo sono totalmente in linea con Marco Sparta. Ma i suoi missi, non capisco <coughs> perché. Beh, <coughs> vabbè, vabbè, anche perché non si può eh, chiedere eh. troppo. No, ma questo è un dato oggettivo, è dove la sinistra perde. Cioè, non, si possono, non si può pensare di, di, di impiegare eh, tutte queste risorse per finti rifugiati politici, quando poi c'è il popolo umbro che soffre, che eh, è costretto a, a rinunciare magari a forme di assistenza, anche se un po' eh, esasperate, non, non per la richiesta, proprio per la, lo status di, di malattia che, che, che interessa. Sono cose queste che non si tollerano più. Allora, quelle risorse, cioè cominciamo un attimino a spalmarle e aiutare gli Umbri, perché non è un concetto solo leghista, questo. Eh. Cioè, noi paghiamo le tasse nella nostra regione, noi siamo una parte importante della comunità nazionale, ma perché dobbiamo eh, sperperare risorse, tra l'altro per situazioni? che diventano anche imbarazzanti, perché vedere costantemente in giro, no, è bene che si dica, anche se sono di sinistra, mi attaccassero pure, cioè vedere tanti, tanti di questi finti rifugiati, con il Walkman all'orecchio, con eh, jeans, giacchetti, bomber, cioè vestiti molto meglio di, 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 dei nostri ragazzi italiani, e non fare niente, non lavorare, cioè è una cosa più intollerabile, la Lega ha avuto un voto che io dico sempre transitorio perché la gente è stufa. Allora il centro-sinistra deve andare a recuperare queste sacche di profonda rabbia che esistono nei cittadini della nostra regione, cercando come si diceva prima, di recuperare risorse per mettere a disposizione della popolazione umbra in tutte le fasi del welfare che, di cui può essere interessata. Allora, abbiamo tre minuti e mezzo prima della conclusione della trasmissione, eh, parliamo di, di, di ambiente e turismo, parliamo del, del cuore verde dell'Umbria, parliamo della eh, diciamo, rivalutazione, valutazione maggiore delle eccellenze di questa regione. Allora, su ambiente e turismo, quindi infrastrutture eccetera, sono questi sono argomenti sui quali spesso ci siamo soffermati anche con altri ospiti. Bastichi, dove, dove sono le maggiori criticità secondo lei in questo campo? Perché poi sono tutte collegate, no? diciamo. tanto, tanto è semplice, non c'è un coordinamento per quello che riguarda il turismo regionale. Sono tante piccole realtà isolate, ognuno pensa, ogni operatore pensa di essere autonomo e di gestire in autonomia la propria clientela. Quindi una regione, seppur piccola, non è stata in grado, e non è colpa dell'ente regione, dell regione, ma è colpa degli operatori che sono profondamente egoisti da questo punto di vista e poco lungimiranti, che hanno avuto in molti casi dei benefici dalle risorse regionali per la ristrutturazione del, de, de, delle proprie attività, però non hanno quella volontà, quella forza, quella lungimiranza di capire che l'Umbria, essendo piccola, può essere gestita in maniera coordinata, quindi ci sono tanti eh, operatori, ma anche con... il, diciamo. eh, il coordinamento, ma questo è responsabilità anche di tante certo, strutture, certo, dalla sì, Camera sì. di Commercio alle sì, associazioni di categoria, dovrebbe... ognuno deve fare il proprio, il proprio lavoro. Sparta Ma allora il tema ambiente e turismo sono due temi molto importanti, <coughs> innanzitutto uno per il quale ho aperto adesso un'avvertenza è quello del lago Trasimeno che è una risorsa, eh, io tra l'altro sono perugino ma la mia famiglia di origine è di Passignano sul Trasimeno, quindi per me è un po' una parte del mio cuore vedere una risorsa ambientale così importante, abbandonata, dove tutte le promesse dei, dai vari piani di gestione al contratto di paesaggio completamente inadempiuti è stato un colpo al cuore, io su questo ho aperto un'avvertenza in Consiglio regionale. E quindi, se noi non riusciamo a valorizzare queste grandi, importanti risorse anche di tipo ambientale, poi il turismo è normale che ne può risentire. Mi riferisco alla zona del lago Trasimeno, che è sempre stato oggetto anche di turismo dei paesi dell'est, della Russia e quant'altro, ma ce ne sono tante altre bellezze nella nostra regione. Anche lì il turismo. Abbiamo una società partecipata a Sviluppo Umbria che riceve decine di milioni di euro l'anno, il cui compito principale sarebbe quello di promuovere la immagine dell'Umbria diciamo a livello turistico e vorrei capire cosa fa in questo cioè questi milioni che noi diamo a questa società che poi deve avere il compito quello di promuovere il turismo della regione se non quello di magari di farlo con immagini della Toscana e non dell'Umbria qual è? Quindi noi dobbiamo mettere importanti risorse sulla promozione turistica ma si collega all'aspetto infrastrutturale dei trasporti perché noi non lo possiamo rilanciare il turismo se l'Umbria non esce dall'isolamento L'importante risultato ottenuto le Freccia Rossa Perugia è un primo passo. Va rilanciato l'aeroporto, vanno migliorati i collegamenti infrastrutturali. Quindi, prima i collegamenti infrastrutturali, poi si promuove il turismo, si valorizzano le eccellenze della nostra regione anche a livello ambientale. A quel punto l'Umbria può ripartire. Altrimenti, parliamo di un'Umbria ancorata al passato e che non ha futuro. Chiudiamo con guasticchi e il Lago Trasimeno. So che è molto caro a lei, no? da presidente e... della provincia. A... Io mi ricordo solo un fatto, questo che serva da insegnamento. L'isola Polvese, che quando mi insediai nel 2009, era una savana selvaggia e abbandonata, la, divenne lo scenario, dopo un recupero fatto dal, dalla provincia, lo scenario di un'iniziativa, l'Isola del Natale, che in sei pomeriggi portò su Isola Polvese, quindi torna al lago, 18.000 presenze, con cinque passaggi in tutti i più importanti telegiornali nazionali. Ecco, per dire che a volte basta un po' di fantasia, basta un po' di managerialità anche istituzionale per dare un impulso. Il problema è che quando noi organizziamo quell'isola del Natale, che poi è finita perché nessuno l'ha voluta riprendere in mano, tutti gli operatori turistici intorno al lago Trashiman erano chiusi per ferie durante il periodo natalizio. Ecco, questo cominciamo ah, un attimo a capirci. capire. Eh, il peggior mm. difetto di squarta. I capelli. Squarta di Guasticchi? Beh, oggi diciamo è stato la un gas. <ride> <ride> Grazie per essere stati con noi a Marco Vincio Guasticchi, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa del Partito Democratico. Marco Squarta, Fratelli d'Italia, Presidente del Comitato di Vigilanza e Valutazione. Magari la prossima volta, dato che lei è presidente da poco, la prossima volta parleremo anche magari, della magari. situazione che trova nelle sue riunioni con questo comitato. Grazie per averci seguito, arrivederci la prossima settimana.